Ed eccoci ragazzi per questo nuovo video. Siamo qua dal passo dell'Aprica, nella camera del Cristallo Hotel, molto bello, consigliato se volete venire. E niente, adesso si parte per questa giornata dove spero che ci porterà a vedere anche un po' di neve. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo sulla moto, quindi a dopo e niente ragazzi, iscrivetevi al canale e un bel like. A dopo. Ed eccoci ragazzi, siamo qua sul passo dell'Aprica, adesso si scende verso la Valtellina per poi andare a sconfinare in Svizzera per andare a cercare la neve. Giornata davvero spettacolare ragazzi, guardate qua che bello, ideale per andare in moto. Adesso ci sono 17 gradi, bella temperatura, né troppo calda né troppo fredda, e via, si parte, si scende. Valtellina ragazzi, fra un po' si entrerà in Svizzera dalla parte di da Tirano e andremo su per trovare la neve. Anche la Valtellina è una bella valle da esplorare. Spero di trovare davvero un po' di neve su oggi sui passi che voglio fare. Comunque ve lo dico, farò il passo Julia, passo Julia Pass e il passo Spluga per ritornare in Italia. Da vedere da vabbè, passo Julia Pass è sempre aperto, mentre il passo Spluga comunque controllate prima di partire sui vari siti, me lo danno aperto, quindi dovremmo esserci e non dovrebbero esserci problemi. Ok, qua siamo al confine, in frontiera. Vediamo se c'è qualche controllo. Non credo. Qua non c'hanno stune. Via. Svizzera è sempre la Svizzera, eh. Appena passato un posto di blocco che c'avevano l'autovelox, andavo regolare la mia velocità sotto la velocità consentita, quindi sotto il limite di velocità. Qua in Svizzera, ragazzi, è meglio non sgarrare perché è penale, eh. Non è come in Italia, qua è proprio penale. Vai sul penale, poi se non paghi sono cavoli, e qua le multe sono anche belle salate. Quindi andate a velocità di codice, però i panorami sono davvero fantastici. Qua sulla destra abbiamo la ferrovia del Bernina. La Svizzera è la Svizzera, ragazzi, non c'è niente da fare. Qua ragazzi, guardate che posti. Spettacolo. È proprio da cartolina, paesaggi da cartolina uno dietro l'altro.
bello. Eccolo il trenino da Bernina. Eccolo qua. Del Bernina, un po' di neve c'è, eh? Bellissimo. Ah, ci fermiamo a fare, bellissimo, guarda qua il laghetto. Eccoci qua ragazzi, Bernina Pass, ma che bello! C'è un po' di neve, me ne aspettavo un po' di più però. Questa è la nostra Bustrom 1000. Ma che spettacolo! Niente, ora si scende dal passo del Bernina per poi risalire verso il Hulliar Pass. Quindi ragazzi, a dopo. Ci passa in mezzo il trenino, ragazzi. Il trenino del Bernina. Ci arriviamo, guardate, arriviamo mentre arriva lui, così passo davanti alle macchine. Eccolo, trenino qua, bello. Da questo lato il Bernina non l'ho mai fatto, perché sono sempre passato da Livigno per fare il Bernina e oggi Livigno in pratica è chiuso. Cioè, Passo Forcola è chiuso. Davvero che bellezze, ragazzi. Bello. Ci vediamo dopo. St. Moritz. Spettacolo. Località Sivplana, si prende la strada per il passo Hulliar Pass, Sivplana, dove nel periodo estivo potete trovare parecchi windsurf, infatti una località rinomata per gli sport, diciamo, di lago, windsurf, ma tutti gli sport che si possono fare sul lago. Se passate l'estate, in una qualsiasi domenica c'è pieno. E adesso si inizia a salire per i Hulliar Pass. Madonna qua, c'è il convoglio militare. Minchia. E qua si vede il lago. Mamma mia, di Silvaplana, e si sa, non so se è, però ultimamente tutte le volte che vado in giro convogli militari da tutte le parti, non lo so. C'è, che l'altra volta l'ho trovato il convoglio militare sull'autostrada da Verona in pratica. Adesso qua sul passo Giulio non saprei, è che c'è tanta roba, cannoni questi, eh.
si vede che sono tutti in fermento per la guerra, ragazzi. Ah, cos'è? Un cannone. Mortaio, un cannone questo. Boh, comunque siamo a 2 chilometri dal passo. Vorrei fermarmi, ma mi fermo poi dopo, perché qua c'è il convoglio militare dietro e non vorrei farmi ripassare. La neve l'ho trovata. Comunque ci manca ancora un passetto, un passo, forse anche due. Ora qua scendiamo dal passo Hulyar Pass. Ah, che spettacolo, ragazzi. E penso che per pausa pranzo mi fermerò sullo Spluga. Ah, che spettacolo, bellissimo. Ah, ragazzi, lago Marmorea, là c'è la diga. Eccoci vicino alla località di Tuzis, dove in pratica ci sono dei canyon, delle gole davvero fantastiche. C'è anche un posto dove a pagamento in pratica andate giù nel canyon, nella gola. C'è un chioschetto dove vi fanno in pratica pagare il ticket e andate giù nella gola e vedete questi canyon, queste gole davvero stupende. Ma che spettacolo qua, ragazzi, bellissimo. Qua dove ci sono le gole, che vi dicevo, qua potete scendere e andare a mirare le gole. Io non mi fermo perché... Ma che spettacolo! Zone davvero paradisiache. Comunque questa è uno dei primi giri che avevo fatto addirittura con la Kawasaki, però a senso inverso. E poi ero andato giù dal Maloja, non ero venuto su da Tirano. Cioè, sempre uno dei posti più belli. Davvero fantastico. Splugen, 19 km. Quindi fra una ventina di minuti sarò sotto lo Spluga. Versante svizzero. Ma comunque questa strada costeggia l'autostrada in pratica. Fa sotto, sopra, comunque vabbè, una strada carina da fare, soprattutto in moto. Si fa anche un po' di sterrato qua, appena appena, però almeno qua, ragazzi, dovrebbe esserci uno dei più dei paesaggi più belli. Guardate qua, porco cane, non ditemi che non è bello. Che spettacolo, va, che spettacolo. Vai qua, ci ho fatto 10.000 foto, è sempre più bello però, guardate, guardate. Thank you.
ragazzi, passo Spruga, spero che vada tutto, visto che a salire non so che cavolo è successo, non mi andava più la registrazione, quindi niente, ho fatto anche una breve dronatina, spero vi sia piaciuta. E adesso si inizia a scendere da questo passo spettacolare, ragazzi. Comunque mi dà 4 ore di strada per tornare a casa, mi sembra un po' tanto. Però vabbè, lo si fa. Qua c'è la diga. Due dighe ci abbiamo qua, una di qua e una di là. Molto bello sto passo, ragazzi. A mio avviso uno dei più bei passi che ci sono. E niente, io direi, ragazzi, che vi saluto qua da questo paesaggio fantastico. Spero che questo giretto vi sia interessato. Non vi starò a far vedere tutto il ritorno, perché tanto se no vi annoio. Ora scendo da questo spettacolare posto incantevole, ragazzi. Quindi, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche, così da restare sempre aggiornati sulle novità e sui viaggi che farò, perché molto probabilmente a breve arriverà una serie molto ma molto interessante su un viaggio che spero di far quest'anno. E niente, vi ringrazio ancora e ciao ciao. Guarda qua che bello spettacolo.